Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo che avevo provato un paio di anni fa alla Fiera di Essen, mi era strapiaciutissimo, ma purtroppo a malincuore avevo dovuto lasciarlo proprio in fiera per via dell'edizione inglese. Essendo un gioco infatti dove si deve generare e decodificare un linguaggio, avere anche lo scoglio della lingua inglese mi sembrava eccessivo. Per fortuna è arrivata l'edizione italiana di Primo Contatto di Damir Kostnatlinov, spero di pronunciarlo giusto, per 2-7 giocatori della durata di circa 40 minuti a partita, edito in italiano dalla MS Edizioni, che ringrazio per avermi fatto sapere subitissimo che c'era appunto questa novità. La partita si svolge alternando sempre due fasi. La fase degli umani si svolge un umano a turno che potrà girare da 1 a 5 carte in tavola per scoprire la nuova parola degli alieni e aggiungerla alla propria tabellina. Ad esempio potrei girare queste 3 carte per chiedere la parola rotondo. Faccio notare che se non avessi messo anello avrebbero potuto rispondermi con la parola cibo, ad esempio. Oppure potrei girare 1, 2, 3, 4 carte per cercare di farmi dire la parola vivo. Gli alieni avranno inizio partita dietro lo schermo uno di queste tessere linguaggio, si consultano fra di loro e risponderanno a tutti pubblicamente con questo simbolo. Ciascun giocatore umano quindi potrà aggiungere questo nuovo simbolo alla propria tabellina. Ovviamente tutti vedono e tutti ascoltano, ma non si può assolutamente parlare in alcun caso. Terminato il giro degli umani, tocca la fase aliena. Essi hanno dietro al proprio schermo una carta fatta in questo modo che identifica per ciascuno dei 3 alieni che possono essere presenti dove sono gli oggetti da richiedere. Un alieno alla volta quindi porrà una richiesta di questo tipo e gli umani con la propria tabellina dovranno decodificarla. Qua leggo vivo, lungo, qualcosa che non conosco e non umano. Il taglietto nega il simbolo sopra al quale è posto. Quindi un non umano vivo è un animale, lungo, vado a guardare gli oggetti sotto e vedo che c'è giraffa e serpente. Se il simbolo che non conosco fosse arma oppure pericolo, potrebbe essere serpente l'animale da consegnare all'alieno. Tutti gli umani in contemporanea compilano questa tabellina e poi si scoprono. Se l'oggetto consegnato è corretto, l'alieno lo copre con un token del suo colore e ne fornisce uno uguale agli umani che hanno indovinato. Nel momento in cui un alieno raggiunge, nella modalità base, 3 oggetti recuperati con successo, egli è dichiarato immediatamente il vincitore tra gli alieni e l'umano che ha collezionato più segnalini nei vari colori è dichiarato il vincitore nel gruppo degli umani. Il regolamento è molto particolare. Nonostante ci siano tante informazioni, se volete, da fornire a inizio partita, scoprirete che, seguendo uno degli umani e uno degli alieni, tutto il resto scorre via davvero velocissimo e anzi tutti i giocatori lo troveranno in qualche modo intuitivo. Ovviamente l'approccio alla partita è diverso a seconda se si gioca come umano o come alieno. Da umano dovete cercare di riempire più caselle possibili della vostra tabellina in modo tale da conoscere più linguaggio possibile, stare molto attento a cosa chiedono gli altri per aggiungere altre parole e soprattutto tenere traccia anche delle parole che non conoscete richieste dagli alieni, in modo tale da poter fare dei test mirati e scoprire magari successivamente che una richiesta precedente dell'alieno sapete ora risolverla. In quel modo vi porterete avanti sulle richieste rispetto ai vostri avversari. Come alieni invece dovrete ingegnarvi in maniera diversa. L'ideale è cercare di tenere traccia delle parole che conoscono gli umani del vostro linguaggio in modo tale da sfruttarne il più possibile per far indovinare i vostri oggetti e al massimo utilizzare uno o due simboli ignoti in modo tale da permettere di dedurre il simbolo non conosciuto, un po' come nell'esempio che vi ho fatto. Un altro modo di ingegnarsi è invece cercare di sfruttare questi simboli in maniera un po' creativa, in maniera dinamica. Un esempio, non ve ne faccio altri in modo tale da lasciare spazio alla vostra creatività, e ad esempio se ci sono 2 oggetti lunghi ma voi volete quello più lungo, potreste usare lungo 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 come simbolo in modo tale da far capire che deve essere molto lungo. Prima di qualsiasi altra cosa vi parlo subito della longevità, perché so che ve lo state per chiedere. Allora, innanzitutto, le carte bersaglio che hanno gli alieni per identificare i loro oggetti sono tutte queste e ogni carta può essere utilizzata in 4 orientamenti diversi. Questa è la modalità facile in cui un alieno deve raggiungere solamente 3 oggetti richieste, ma sul retro ci sono sempre oggetti, anche queste ruotabili in 4 direzioni, in cui ciascun alieno deve raggiungere i 5 oggetti. Questo aumenta già di brutto la variabilità. In più abbiamo queste 12 tessere linguaggio alieno, anche queste fronte retro, e in ogni partita ne utilizzerete una sola pescata a caso, e nel caso ricapitasse per qualche motivo astrale una stessa tessera linguaggio in una partita successiva, dovrete riuscire a capire che state parlando lo stesso linguaggio e se ve lo ricordate tanto di cappello. E infine ci sono queste 60 carte oggetto, tutte fronte retro, quindi 120 oggetti, che vi faccio notare non importa tanto se le avete già viste, se avete già visto la cartina della mosca, ma importa come sono abbinate fra di loro, nel senso se c'è la mosca come
come unico oggetto volante, unico oggetto piccolo, unico oggetto animato, è facile identificarla, ma ad esempio vi sfido a, nella stessa, in una partita successiva, a distinguere mosca e farfalla anche utilizzando proprio il linguaggio degli umani. Per quanto riguarda la scalabilità, lo trovo piacevole in un qualsiasi numero di giocatori, già anche in 3-4 giocatori funziona bene, in 7 forse dà il massimo perché si sviluppa un vero e proprio linguaggio. L'ho provato a casa anche in 2 giocatori, vi dico che funziona ed è stato molto piacevole. È un gioco che diventa cooperativo puro, quindi cambiano leggermente le regole e bisogna cercare in un tempo di 9 round, diciamo così, in realtà potrebbero essere meno se fate degli errori, di individuare più oggetti possibili. In conclusione vi dico che questo gioco mi ha convinto, e se mi aveva convinto in inglese giocato con persone straniere mi sta straconvincendo in italiano. Mi piace molto l'idea che ci siano 2 squadre ma che ci sia solo un vincitore per squadra, quindi una sorta di cooperazione ma ognuno porta l'acqua al suo mulino. Questo gioco mi entusiasma più che altro per il fatto che vedo generarsi un linguaggio, si creano delle regole grammaticali e si può utilizzare la creatività per piegarle a proprio piacimento, proprio si vive l'esperienza di apprendere un nuovo linguaggio. Con questo quindi vi dico: fate una partita, fatemi sapere se siete stati uno tra i vincitori dei 2 team e con questo vi saluto con un ciao e alla prossima!